Ciao a tutti, io sono Roberta, bentornati sul mio canale. Spero che non vi spaventiate per le mie condizioni, ma se non vi registravo oggi questo video non l'avrei più fatto. È un Get Ready With Me o comunque un crash test della nuova collezione di Kiko Mood Boost, perché sono tornata a fare danni e questa volta, ragazze, ho preso praticamente quasi tutto, complici degli sconti assurdi che avevo da sfruttare entro la fine di febbraio. Perdonatemi per i capelli, sembro Giovanna la pazza, ma devo andare dalla parrucchiera a rifare un po' di taglio e qualche mesh del mio balayage. Sono tremenda, avevo qui un elastico per legarmi i capelli che neanche trovo più, quindi prendetemi. Così come sono, come mamma mi ha fatto, a quel sapone, mezza pazza oggi. Quindi oggi ci trucchiamo insieme, vi darò le mie opinioni definitive su questa collezione, che come già vi ho anticipato nel video precedente, se non l'avete ancora visto, andate a dare un'occhiata perché parlo anche della collezione di San Valentino e degli ultimi saldi. Questa è una collezione dedicata totalmente alla primavera e Kiko, diciamo che ci ha dato un'esperienza sensoriale perché sia i packaging secondari che primari sono un po' in soft touch. In più, ogni prodotto ha una profumazione differente. Infatti, chi ha visto il video precedente ricorderà che non amavo moltissimo l'odore del fondotinta che è all'oliva. Dunque, cominciamo. Ovviamente io direi di partire dal fondotinta. Questo è il Mood Boost Luminous Foundation. Avevo, diciamo, fatto qualche applicazione quando ho pubblicato il precedente video, ma devo dirvi che poi ho avuto modo di applicarlo, riapplicarlo, ritestarlo. Sto usando il pennello di Kiko della collezione Wonder Woman che mi piace tantissimo e devo dire che confermo il fatto che non mi piace per niente l'odore, ma sinceramente questo non è un fondotinta che rispetta il suo claim perché non lo vedo un fondotinta così luminoso, anzi io ho una pelle normale tendenzialmente secca e lo reputo abbastanza semi-opaco, quindi tutta questa luminosità io non ce la vedo. Quando andate ad applicare il fondotinta, partite dal centro e poi andate verso l'esterno, perché qui nella parte centrale si concentrano tutte le discromie, quindi la Cooper Rose, brufoli, rosacea e quant'altro, e ovviamente i contorni del viso sono quelli anche da coprire meno. Quindi qui andiamo a sfumare il prodotto e qui invece nella parte centrale del viso lo andiamo a concentrare. Mi raccomando, sfumate bene anche sul collo. Ed ecco qui, diciamo che due pump riescono a coprirmi perfettamente le discromie. Io sono chiara con un po' di Cooper Rose, qualche brufoletto in quei periodi del mese, ma nulla di grave. Adesso sono andata anche sugli occhi perché non applicherò primer per l'ombretto e poi perché questa collezione non ha correttore, quindi sto utilizzando il fondotinta a mo' di correttore, anche se non è proprio corretto, perché i correttori sono creati a per risolvere i problemi delle discromie dell'occhiaia, i fondotinta no. Dunque, proprio perché sono un pandino, vado ad applicare un po' di questo correttore super concentrato di L'Oreal, quindi ne basta veramente una goccia, e vado a picchiettare con le dita per scaldarlo. L'eccesso vado a darlo sulla mano e per fissarlo. Ecco qua, vedete che bello che è questo, è l'infallibile, questo è top, lo potete utilizzare anche a mo' di fondotinta. Eccoci, base pronta. Io direi di intanto procedere alle polveri viso, poi passeremo agli occhi.
Già vi avevo mostrato questa nel video precedente, la matte bronzer nel colore numero 2 Neutral Sienna. Ci sono state tante polemiche su questo prodotto, ma se devo dirvi la verità, ad oggi è il prodotto che mi è piaciuto di più della collezione. Quando andate a swatcharla sembra quasi che non scriva, che non rilasci pigmento, ma se invece l'andate ad applicare col pennello vedrete che la saturazione è eccellente. Mi è piaciuta tantissimo, è a lunga tenuta, scolpisce molto bene il viso. Poi io sono chiara e ho difficoltà a trovare dei bronzer che siano portabili, che non facciano l'effetto umpalumpa per intenderci. E questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. Se ne trovo un'altra nei saldi, la prendo volentieri. Purtroppo non ci sono molte colorazioni di questo prodotto, ce ne sono solamente due, sono abbastanza chiare, ma Kiko ne ha tantissime in store, quindi potrete tranquillamente acquistare altro. Allora, vado ad applicare la terra sempre con il pennello della collezione Wonder Woman. E vado a scolpire dalla zona del trago dell'orecchio verso il centro del viso. Mi raccomando, quando fate sculpting e contouring, non portate il colore troppo verso il centro, altrimenti andate ad intristire il viso, ad incattivire i lineamenti. Quindi ci fermiamo al taglio dell'occhio, non portate il contouring fino alla bocca. Lavoriamo sotto l'osso zigomatico con il bronzer, questo poi è opaco, quindi è perfetto per creare un po' di sculpting, un po' di tridimensionalità al volto. Creiamo proprio in questo caso una C. Vedete? È molto delicato, la polvere è sottilissima. E si sfuma benissimo. Procedo con l'altro lato. Forse voi non lo vedete, ma il fondotinta è davvero poco elastico. È come se andasse a creare deposito. Io sinceramente non lo vedo luminoso. Quindi forse sarà più adatto ad una pelle tipicamente mista. Dunque, ho applicato il bronzer, come avete visto, e ho acquistato al secondo giro anche la face palette, la Good Vibes Only Face Palette, che è meravigliosa. Diciamo, ci avevo lasciato un po' il cuore in negozio la prima volta e non mi pento assolutamente di averla presa, a parte perché con gli sconti si può fare. Ha uno specchio enorme e poi ci sono quattro cialde con un blush, due illuminanti, uno un po' più champagne, l'altro rosato e un altro bronzer. Questi sono gli swatch della palette, la terra, l'illuminante champagne, l'illuminante rosato e il blush. Io direi di andare a intensificare un po' quello che abbiamo applicato precedentemente con questo qui. Ecco, io poi mi sto truccando guardando il telefono, quindi perdonatemi se non sarò proprio precisissima. E con un altro pennello, uso questo di Faberlic, vado a prelevare un po' di questo illuminante. Credo che si veda. Molto carino. Questi prodotti ce li ho già da una settimana e sono stata brava a non toccarli per farvi il video. Illuminante applicato, passiamo al blush. Potrei tranquillamente utilizzare quello della palette viso, ma al secondo round di acquisti non ho potuto rinunciare a i blush singoli della collezione, che sono splendidi. Non ce l'ho fatta neanche a scegliere, erano tre, ne ho acquistati due. Ed esattamente lo 01 Cappuccino Cake ho voluto prenderlo. Ed è un marroncino
che appunto ricorda una terra, però molto molto più luminoso. Infatti ci sono proprio dei micro glitter all'interno, questo è il colore. E poi hanno questa consistenza gommosina, queste polveri, che sembrano quasi in crema, ma poi sul viso hanno un finish totalmente in polvere. Il secondo colore che ho acquistato è Perfect Mauve, il numero 3, che sicuramente ricorda tantissimi blush della mia collezione, ma non ce l'ho fatta a lasciarlo lì. Anche qui c'è il packaging in soft touch. Per il bronzer era rosato, in questo caso è color aragosta. Ed è uno dei miei soliti colori per le guance, direi splendido. Eccolo qua. Quindi così visti dalla cialda, e poi questi sono gli swatch. Sono molto molto carini. Io vado ad applicare il Perfect Mauve. Prendo sempre il pennello di Faberlic e vado ad applicarlo. Diciamo che è modulabile, quindi non fa macchia di colore. E non lascia deposito di materia, risulta molto 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 naturale, sembra fondersi con l'incarnato. Devo dire che non è male. Dall'altra parte però andiamo ad applicare un prodotto che già vi avevo presentato nel precedente video e sto parlando di questo stick 3 in 1 all over per guance, occhi e labbra. Io ho scelto il colore numero 02, che è un mauve molto tranquillo. Può essere applicato direttamente sulle guance oppure può essere prelevato con le dita o anche con un pennello. Io molto semplicemente farò così, magari aiutandomi con uno specchio, vado a sfumarlo. Molto bello anche questo, come vedete non c'è molta differenza tra questo stick e il blush in cialda. Devo dire che comunque i colori della collezione sono giocati appunto sul mauve, rosato, lo vedremo anche per quanto riguarda i rossetti. Dunque, questo stick adesso lo andiamo ad applicare anche sugli occhi per il trucco occhi. E prendo un pennello tipo da sfumatura, anche se questo è il pennello per l'ombretto, per la palpebra mobile di Faberlic. Faccio proprio così, così almeno posso darvi un'altra tipologia di applicazione di questo prodotto. E vado nella piega dell'occhio. Quindi occhio aperto e vado a definire la mia piega. È un prodotto in crema che poi va benissimo a fondersi con l'incarnato e diventa quasi polvere. Facciamolo anche dall'altra parte. Ecco qua. Come vedete l'effetto è molto carino, molto luminoso e vado a intensificare con questa polvere della palette Viso, che è un bronzer, ma nulla vieta di utilizzarla anche per gli occhi, almeno per creare un po' di profondità. Quindi, quando andate a lavorare nella piega, evitate i movimenti a tergicristallo, ma preferite movimenti continui, rotatori, così eviterete di fare macchia. Mi raccomando, lavorate sempre con l'occhio aperto quando siete nella piega dell'occhio. Ok, terminiamo gli occhi con la palpebra mobile e con un po' di matita. Io utilizzerò questo Long Lasting Eyeshadow e Eyeliner nel colore numero 03, anche questo acquisto di seconda battuta, ma che avevo adocchiato e che mi era piaciuto già la prima volta che ero andata in negozio. Allora, è fatto così: il matitone con l'ombretto in stick e poi
l'eyeliner. Devo dire che questa combinazione, questo abbinamento mi è piaciuto tantissimo. L'ombretto è quasi un platino, l'ombretto in crema, e il cajal, la matita, è su un borgogna abbastanza acceso. Vado ad applicare intanto l'ombretto sulla palpebra mobile. Vado ad applicarlo anche un po' sotto, in modo da aprire il mio occhio infossato. Cercate di sfumare molto sotto la palpebra inferiore e questo appunto vi darà l'effetto di aprire l'occhio. Vado ad applicare anche la matita, sia all'interno. E adesso vediamo se creare anche un eyeliner. Questo colore è molto bello per i miei occhi, che sono verdi, perché il borgogna è proprio il colore di contrasto degli occhi verdi. Ma dovete stare attenti con queste tipologie di colore perché possono rendervi un po' gli occhi spiritati. Quindi, quando sono così accese, io preferisco comunque renderle un pochino più portabili, magari utilizzando anche una matita marrone. Qui ho quella di Make Up Forever e quindi mi creerò un po' di profondità sempre all'interno dell'occhio con questa matita. Potremmo applicare anche un po' di eyeliner, ma abbiamo ancora da applicare i prodotti labbra, non voglio che il video sia lunghissimo. Applico un mascara perché quello della collezione non l'ho acquistato e ci vediamo tra pochissimo. Come vedete, l'occhio con il mascara cambia tantissimo. L'effetto del trucco occhi mi piace molto, anche perché è un trucco giorno. Potremmo intensificare ancora un po' la piega o la palpebra mobile, ma restiamo sul semplice. Passiamo alle labbra. Anche in questa collezione Kiko ha sfornato tantissimi prodotti. Quelli che ho scelto io sono una matita, la Mood Boost Match Me Lip Pencil nel colore numero 03, un mauve portabilissimo che si adatta a quasi tutti i rossetti che già possiedo. Due lip gloss che hanno delle particelle molto luminose all'interno. Io ho scelto il numero 03 e il numero 04. Lo 03 somiglia tantissimo ad un gloss di Chanel che ho avuto in passato, il numero 119, è praticamente identico. Il numero 04 invece è un colore anguria con micro particelle dorate che si adatta perfettamente poi a quella che sarà la stagione estiva. Pezzo da 90 della collezione, Mood Boost You Make Me Matte Lipstick, un matitone che promette di non trasferirsi sulla mascherina e direi che di questi tempi è favoloso. Il colore che ho scelto è il numero 03 ed è questo colore azalea ciclamino che è portabilissimo in tutte le stagioni. Io direi di applicare la matita e poi il matitone perché sono curiosissima di provarlo. Dunque, devo dire che l'effetto mi piace tantissimo e quindi sicuramente andrò ad acquistare altre colorazioni quando saranno in saldo. Make-up terminato, molto luminoso, molto fresco, molto primaverile, spero che vi sia piaciuto. Cosa penso di questa collezione in definitiva? È una collezione molto valida, una collezione che finalmente mi ha fatto riavvicinare al mondo di Kiko dopo tanti e tanti anni che non acquistavo quasi nulla. Cosa vi consiglio più di tutto? Il fondotinta no, non lo riacquisterei, non mi piace l'effetto sulla mia pelle normale secca, forse un pochino più adatto alla pelle mista, ma l'odore poi non mi convince per niente e quindi no. La palette molto molto carina, se cercate
un prodotto di questo tipo e già non ne possedete altre, anche perché ha un prezzo abbastanza accessibile per 4 polveri, credo circa 15 euro. I due blush molto carini, ma se ne avete già di simili, anche no. Poi, se siete collezioniste come me, non potete perderli. Lo stick multiuso 3 in 1 è validissimo, mi piace tanto e anche di questo sicuramente comprerò almeno un'altra colorazione nei saldi. È davvero un problem solving da portare in borsetta. Il matitone per gli occhi, insomma, Kiko ci ha già abituato per anni a questa tipologia di prodotti e devo dire che queste nuove combinazioni di colori mi piacciono, quindi sì. Il prodotto che più ho amato e che vi straconsiglio se avete la pelle chiara media è il bronzer, davvero molto molto bello e modulabile, e i prodotti labbra eccezionali, che vedevo di più di quello che già vi ho detto. I gloss non li ho provati sulle labbra, ma sulle mani come swatch sono dei colori meravigliosi. Il matitone poi già vi ho detto che lo straconsiglio. Dunque, mettiamo la parola fine a questa collezione, ma forse anche no, perché come ho detto farò una capatina anche nei saldi di luglio se qualcosa ci arriverà. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato questa collezione che è già presente in store da più di un mese e mezzo ormai. Ci sono tanti video su YouTube che hanno appunto parlato di questi prodotti, però mi fa piacere sapere l'opinione dei miei iscritti, di quelli che vengono qui di passaggio, che magari hanno piacere di lasciarmi un like, di commentare. Siete sempre i benvenuti e vi ringrazio di sostenermi. Io vi auguro sempre il meglio e ci vediamo alla prossima se vi va. Ciao!